Benvenuti a Roma Indie, questa sera è qui con noi un ospite d'onore, di rilievo, un big della musica italiana, Claudio Golini, detto Dobberman. Ciao Claudio. Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti i radioascoltatori di AB Radio del format Roma Indie. Grazie dell'invito e grazie, insomma, onorato io di essere con voi. Perfetto, allora appunto dico un grande onore perché leggo insomma nella tua biografia, nella tua carriera, collaborazioni con i grandi della musica italiana e internazionale, su conosciutissimi Biagio Antonacci, Michele Zarrillo e hai vinto premi di rilievo, anche partecipazioni, insomma, tantissime cose. Questa è la nostra trasmissione, Roma Indie, si occupa sia di ricercare talenti emergenti, ma anche di invitare appunto musicisti che riescono, sono riusciti a vivere di musica senza fare troppi compromessi, perché tu, nonostante appunto queste collaborazioni grandi, e molti premi, e, come musicista, sia come appunto in Italia, all'estero, in Francia, in Svezia, in Croazia, in Bulgaria, in Ungheria, in tutta Europa e nel mondo, come si dice oggi, sei rimasto umile e non ti sei mai venduto. Come hai fatto? Come si fa? Guarda, è molto facile. La musica sembra una parola brutta, no? Dirlo, la dico così come mi viene, proprio su due piedi. La musica è un po' una disciplina, un po' come uno sport, no? Quindi la prima cosa che impone la musica è l'umiltà. L'umiltà di fare musica. La musica deve essere una passione inizialmente, ovviamente, no? E non prenderla come una professione, altrimenti si perde il gusto e non si vive il gusto di vivere la passione in musica. Diventa un lavoro e poi il lavoro va sempre male perché si chiama lavoro, quello che vuoi dire. Esattamente, ci si mette poca passione. Io, per esempio, sono stato molto fortunato, ti dico un po' il mio percorso artistico, no? Sì. Praticamente tutte le collaborazioni che sono venute fuori, ma anche le amicizie, no? Per esempio io con Biagio Antonacci, con Michele Zarrillo, non ho collaborato musicalmente, ma siamo amici, quindi bene o male ci scambiamo idee, consigli, e questo è un bagaglio molto importante per un artista, anche il confronto, no? Anche un parere che sia costruttivo, mai un giudizio, no? Che poi Quindi anche, questo. sì, scusate, ho Sì, interrotto, è un po' dimmi. difficile non cadere poi nel tranello dell'invidia, della rivalità. Guarda, io Chiara ti dico una cosa, anzi mi rivolgo ai giovani, specialmente ai giovanissimi, alle mamme e ai papà. Devono essere sempre seguiti perché purtroppo lo sappiamo bene, lo sai anche tu e anche chi in ascolto. Da quando le case discografiche serie sono venute a mancare, vuoi per un crollo del vinile, vuoi per un avvento alle nuove tecnologie, primi CD, poi insomma tutta l'era tecnologica in rete che c'è, le persone che ti seguono sono venute a mancare, no? Perché è un lavoro Sì. che si è andato a perdere, quindi si sono create altre situazioni. E purtroppo determinate da persone che sono altamente incompetenti, cioè sono improvvisati. È come prendere un idraulico che lo metti a fare il direttore di banca, no? Quindi è un Certo. po' un paragone, ecco, per farla capire chiara. Siccome ci sono molte persone che sfruttano in cambio di soldi, in cambio di tante altre cose che fanno i promotori, fanno di un ragazzo un dio quando poi invece lo usano. Lo smantellano e lo distruggono. Io mi rivolgo, ecco, appunto ai genitori, ovviamente se sono ragazzi alle prime armi, di stare molto attenti e di seguire i propri figli, perché poi creano non solo un danno artistico per un ragazzo che potrebbe crescere bene artisticamente, no? E quindi tirare fuori il suo talento, come è giusto che sia, ma soprattutto perché poi viene a mancare la fiducia in se stessi e quindi si perde anche il sapore vero che la musica ti può dare, no? Sì, Quindi quella gioia,
quella voglia di fare musica per sentirsi bene, perché fare musica poi è sentirsi bene, no? Sì, molte volte qui appunto a Roma Indie con altri artisti abbiamo chiacchierato attorno a una questione che ci sembra, poi noi, cioè noi nel senso io alla fine non sono più giovanissima, quindi mi avvicino a grandi falcate verso gli Anta e mi ricordo perfettamente gli anni 80, gli anni no, 80 no, gli anni 90, perfettamente ero già grande, diciamo. E la scena musicale era diversa, molto composita, non erano. Invece adesso, dalla prima decade dei 2000 in poi, anche l'indie è un po' tutto uguale. Non so se, forse è queste logiche di mercato che tende a fare quel prodotto che funziona, appunto, e basta. Oppure c'è Esatto, qualcos'altro? guarda Chiara, tu mi hai ricordato gli anni 80, 90, no, per dirti, tu ti ricordi quando noi guardavamo la TV e uscivano diciamo, le pubblicità sui dischi, sulle nuove Sì, uscite, cioè, no? poi c'era Music Television, The Box, MTV, cioè, insomma. Esatto, esatto. Questo è, vedi, gira tutto intorno alle case discografiche, no? Come ritornando al discorso di prima, perché automaticamente è cambiata anche la televisione, il modo di fare televisione, ma anche di fare radio, no? Sì. Ecco, ben vengano i format e le radio come la vostra, come dove io ho la mia rubrica, diciamo, dove si mettono in evidenza i giovani talenti e le nuove proposte, no? E farlo in un modo, perché la radio e la televisione dovrebbe, lo scopo principale dovrebbe essere quello, altrettanto per i big, per carità, senza togliere nulla ai big. Sì, però Però non è ecco. tanto un problema di promozione, ma proprio di No, no, no. produzione, perché si produce, cioè anche l'indie, io sono molto critica in questo, è prodotto ormai, è un prodotto sempre uguale, molto, molto simile, cioè noi, Ma se guarda. adesso cantautori, anche che poi fanno dei bei testi, però se noi li ascoltiamo, sono molto Esatto. simili l'uno all'altro. Esatto, Chiara, ma guarda, il modo di cambiare, guarda, noi basta che accendiamo la radio, ci facciamo caso, basta che guardiamo un format televisivo, ci bombardano, è uno specchietto della rotola praticamente, è come se tu vai al supermercato e ti dicono prendi 3x2, no? E Sì. poi magari ti fregano su un'altra cosa, cioè, ti spiego, se tu accendi la radio, metti qualsiasi stazione, tu sentirai che la rotazione giornaliera è sempre la stessa. Sì, Cioè, certo. ti rimbambiscono delle stesse canzoni, ma queste sono le major che pagano a gettoni, capito? Per promuovere magari un artista, ma il giorno dopo quell'artista non c'è più. Perché Ok. costruiscono un artista sull'immagine, su quel prodotto che poi andrà a finire, ma e poi c'è l'importanza di live, non dimentichiamo i live, no? Ne parlavo anche stamattina nel mio programma radiofonico, scusa, non Sì. vorrei No, farti no, no, dillo, cioè, pubblicità, eh. dillo, tanto noi non temiamo concorrenza perché siamo talmente piccoli che non c'è. No, no, ma Vai ci tranquillo. mancherebbe. E quindi parlavo proprio di questa mancanza, specialmente nel cantautorato, no? Dove invece bisognerebbe dare più risalto e più rilievo appunto ai testi, al modo anche di fare dei giovani, all'evoluzione, no? Perché comunque sia la musica è sperimentazione. Io per esempio vengo da un genere rock, io ho iniziato con un rock, non dico pesante, un rock insomma abbastanza melodico, però poi le collaborazioni facendo i live, avendo conoscenze ancora Cioè, prima che ti c'era magari Facebook, contamini no? e cioè, hai un percorso artistico in quanto artista. Invece poi se Esatto. sei un format, sei il format del rock o il format del folk, non puoi cambiare e rimani E abbastanza rimani lì. tale, esattamente. Io guarda, prima parlavamo di Biagio Antonacci, no? Per Sì. esempio, Biagio Antonacci è iniziato. Io sono andato a tantissimi concerti, ho conosciuto Biagio Antonacci appunto, pensa, parlavi degli anni 80, appunto negli anni 80 perché avevo un mio amico che era fonico e conobbi Biagio Antonacci in un concerto che fece a Roma, no? Ti dico che se tu ascoltavi Biagio No, io Antonacci negli anni 80, sono fan, lo seguo, diciamo, dalla sua partecipazione a Sanremo all'inizio degli anni 90 e è molto cambiato molto da cambiato là perché a come è oggi. è molto cambiato perché la musica comunque sia è sperimentazione e lui ha trovato il giusto equilibrio, no? Cioè, tra quello che era il rock e quello che poi è diventato un melodico, quindi Sì. una cosa fantastica, no? Questo perché? Perché unire tante idee, tanti generi, prima cosa fa bene all'artista o al musicista, no?
no? Perché ho sempre Certo. qualcosa in più da imparare. E poi si arricchisce anche non solo artisticamente, ma anche nell'anima. Allora, adesso Questo oggi sì. purtroppo non accade, capito? Più, anche se poi ci sono tantissimi musicisti in giro che non vanno sulle radio e non vanno in televisione, però sono nei locali per fortuna e che sono bravissimi. E io secondo, cioè io sempre sono molto ottimista e dico, se, qualche, prima o poi usciranno, non è possibile che dobbiamo assorbirci queste, solo questo. Ce ne sono tantissimi, guarda, ce ne sono veramente tanti. Io poi ultimamente no perché sono impegnato, ma ogni tanto mi vado a vedere per esempio le band che fanno le cover. Io ti dico subito che non amo fare cover. Che sei un cantautore? Ho fatto qualche cover, ma non per qualche cosa, perché sento come se fosse una mancanza di rispetto verso l'interprete o l'artista, capito? Quindi non mi permetto, ho fatto qualche cover giusto perché mi piaceva quella canzone, magari l'ho fatta, no? Certo. Però ci sono dei coveristi che sono fantastici, ci sono delle band che sono veramente eccezionali. Il problema però sta, a parte che sono tanti, sono tantissimi, ma bisognerebbe dare molto più spazio, molto più risalto, Senti, come dicevo prima. sei molto generoso e ci sta raccontando veramente molto sulla scena musicale italiana. Adesso ti interrompo un attimo e ascoltiamo un tuo brano. Sei tu, sono io, va bene? Va benissimo, E Chiara, a grazie. tra poco. Sono io, amore mio, come due impronte nel tempo impresse in noi. Sei tu, sono io, amore mio, sfiorandoci nell'anima. Sei tu quel senso del discorso, sei tu. Due impronte nel tempo impresse in noi.
sei tu, sono io, amore mio, sfiorandoci l'anima. Sei quel vento d'estate che mi porterà nelle notti a vestirmi di sogni per te. Sogno quel tempo che vivi, un nuovo giorno nascerà. Bentornati a Roma Indie, io vi ricordo siamo in onda tutte le sere alle 22 su onair.adpinfo.it, questo è il link diretto, altrimenti dal nostro sito adpinfo.it. ADP vuol dire attività di pensiero, l'associazione di cui facciamo parte. In linea con noi Claudio Golini, detto Doberman, abbiamo appena ascoltato uno dei suoi ultimi brani. E allora, come mai questo titolo Sei tu, sono io? Sei tu, sono io è un po' un rapporto tra uomo e donna, no? Un po', diciamo, una simbiosi, no? Tra il maschile e il femminile che poi si fonde, diciamo, no? E quindi ho messo questo titolo. Poi tra l'altro questa è una canzone che a mia sorpresa, insomma, mi ha portato un po' fortuna. Okay. Perché è stata inserita nella compilation di Sanremo del 2019, quindi di quest'anno, che si sta per concludere, e poi tra l'altro a sorpresa è stata inserita, insomma, in Bulgaria nella Italian Indie Music Finals, no? La finale che è stata fatta, sì, in Bulgaria, che poi tra l'altro ero entrato con un altro brano, ma poi alla fine mi sono ritrovato ad andare in finale con questo brano, quindi è stata una sorpresa ancora più ti ha portato, è un brano che porta fortuna, probabilmente. Sì, no, fa piacere perché insomma uno non ha mai aspettative, no? Cioè, nel senso, faccio un brano, spero che piaccia, spero, perché poi noi, il cantautore ha, diciamo, un po', passami il termine, questo, sì, infausto compito, no? Di crearsi poi il problema di dire, ma riesco ad emozionare? Perché la preoccupazione poi va tutta su il sapere emozionare, no? Quindi, sì, mettere un testo, sai, scrivere una canzone in 5 minuti, non c'è una scuola, non c'è una regola, quindi mettere tante emozioni in 5 minuti è un po' come mettere qualcosa in un imbuto, capito? Tu parti dal testo o dalla musica? Guarda, ecco, come dicevo, fortunatamente c'è una scuola che ci insegna a fare musica. Mm. Fortunatamente, o forse fortunatamente, anzi, ben venga, non c'è una scuola per scrivere canzoni, quindi sta tutto nell'estro dell'artista. Io di solito faccio contemporaneamente, mentre scrivo il testo, arrangio, provo ad arrangiare, sì, maggior parte delle volte nasce così, insomma, nascono così i miei brani, non c'è una regola ben precisa, capito? Sì, no, pensavo, no? Naturalmente la nostra la musica italiana ha tantissimi grandi parolieri che probabilmente scriveva, adesso non so, sto pensando a Mogol, mi è venuto in mente, scriveva su una traccia, su una musica già fatta e metteva le parole. Esatto, però esatto, avendo, esatto, avendo allora appunto... Ti svelo un segreto, no? Sì. Il compito del paroliere, perché anch'io sono paroliere, ho scritto anche testi per altri artisti, no? Uh-huh. È un compito molto difficile, ti spiego, perché quando ti chiedono soltanto un testo, tu presenti il testo, no? Sì, e speri che qualcuno ci cuccia sopra una musica? Sì, sì, no, anche quando te lo commissionano, no? Perché okay, mi capita, insomma, Claudio mi fa un testo, poi magari c'è il musicista che lo arrangia e ci lavora sopra. Quando invece da paroliere devi lavorare su una traccia,
Il lavoro è un po' più complicato, potrebbe essere facile per alcuni, ma in realtà è molto complicato. Allora, il segreto per iniziare a ciancicare, a masticare un po', lo dico alla romana, tanto noi siamo di Roma, no? sì. Esatto, a ciancicare un po', per dargli una forma, di solito si parla un po', si comincia a dare una metrica un po' sballata, no? Quindi un po' in inglese, un po' ciancica, un po' mista, e dopo prende forma. Questo accade a me, ma non sono solo io che uso questo metodo. Un altro che usava questo metodo era Battisti con Mogol. Sì, no, ho sentito, penso sia comune, ultimamente ho sentito una intervista a Cristiano Godano dei Marlene Kunze che hanno fatto 20 anni di carriera proprio l'anno scorso e a questa domanda lui ha detto sì, no, guarda, io parto in un inglese inventato perché non lo Sì, parlo, o in no, vedi, vedi. piemontese proprio perché loro sono di Cuneo e poi dopo quando ho già la traccia ci cucio sopra le parole in italiano e mi vengono le parole, solito è un riff e poi dopo metto le parole. Quindi Esatto, guarda, stranamente, vedi, non l'ho detto, non era una cosa combinata la nostra, quindi vedi, c'è chi, insomma, acconsente a questo mio modo di fare, poi tra l'altro, no? Però accomuna molti, molti artisti, ecco, appunto ti ho detto con Battisti e Mogol succedeva la stessa cosa, sì, quindi comunque stiamo parlando di mostri sacri, le grandi collaborazioni sono anche poi delle grandi amicizie di solito, perché poi è difficile non avere un rapporto umano quando si fa arte o si prova a fare arte. Assolutamente. Guarda, io posso dirti una cosa, tu prima mi parlavi nel panorama musicale di tanta invidia, tanta gelosia. Io ho avuto l'opportunità, per fortuna, e lo dico per fortuna, anche se prima ci stavo male, di aver incontrato tanta gente che magari mi usava, mi sfruttava oppure mirava ad altro, no? Si fingeva amica. Io alla fine poi ho tolto questo brutto pensiero perché io, insomma, in amicizia do tanto, no? Perché sono valori fondamentali, no? Sono valori molto antichi e molto, molto profondi. Però mi sono tenuto le vere amicizie, cioè quelle che col tempo coltivano, rimangono e ti portano sempre a qualcosa Ok, di purtroppo buono. siamo quasi in chiusura, quindi allora la Assolutamente. domanda che faccio di solito è da dove sei venuto, dove stai andando, nuovi progetti e in caso di andata via anticipatamente cosa scriveresti sul tuo epitaffio? Arrivando alla prima domanda, visto che tu mi parlavi degli Anta, vengo da tanto tempo fa, insomma, io mi avvicino ai 50, per cui, insomma, Sai conoscere già il territorio. sì, no, io tanto non mi vergogno di l'età mia perché mi sento un eterno bambino. Poi, dove arriverò, questo non lo so che attualmente, anzi, ci tengo a dirlo, se tu mi permetti, lo dico Sì, brevemente, sì, sì. c'è. Sto lavorando in un nuovo album dove ci sarà come musicista un bravissimo batterista, che è il batterista di Gatto Panceri, che è Tatuigliano, e poi magari ci sarà una sorpresa nel nuovo album. Vediamo se riesco a inserire una cover in omaggio proprio di Gatto Panceri. Quindi, Che è bravissima, quindi fai bene a fare una cover di una sua canzone. lo faccio come omaggio perché Gatto Panceri è un grandissimo amico, ci sentiamo ogni tanto, quindi mi fa molto piacere. Poi è un brano che lui ha apprezzato tantissimo e mi ha fatto i complimenti su questa cover. Non lo do per ufficiale, quindi, però potrebbe essere una sorpresa che sicuramente farà piacere a me e a lui. Poi, Incrociamo le dita. ovviamente, esatto, ma niente, poi che posso dire? Viva la musica, non Cosa mi scriveresti interessa. sul tuo epitaffio? Dovresti partire per un lungo viaggio? Ah, guarda, se dovrei partire per un lungo viaggio, vorrei arrivare a conoscere l'ultima nota. Bella. Beh, quindi Siccome le note sono infinite, non voglio una vita lunga, perché ovviamente la natura è quella. Però, insomma, si parlava di sperimentazione, quindi vorrei conoscere l'ultima nota. perfetto, io ti ringrazio ancora, ti saluto, do appuntamento, anzi se poi suoni in giro tu, quindi hai una pagina Facebook, qualcosa dove, immagino di sì, dove chi ascolta e non ti conosce può conoscerti?
Assolutamente, ben vengano, ben accetti tutti. Sì, sui social, sulla mia pagina Facebook, sul mio profilo Facebook che è Claudio Doberman, poi c'è la mia pagina ufficiale che è Claudio Golini Doberman, e poi c'è il mio canale YouTube dove ci sono tutti i miei lavori, sia in radio, insomma le apparizioni TV, i miei brani, tutto quello che insomma. Benissimo. Dai, l'ultima cosa, anche se magari la sanno tutti, ma perché ti chiamano Doberman? Ecco, appunto, mi svelo l'arcano. Guarda, molti mi chiedono se sono tedesco, se il mio cognome è tedesco. Io invece rispondo che ho preso semplicemente questo nome d'arte perché avevo un Doberman Quindi è e proprio il sono cane, cioè il rimasto. cane, ma non sei tu che sei un po' aggressivo, un po' da guardia, no? Assolutamente no, anche su YouTube, guarda, in un'apparizione di luce svelo proprio quest'arcano, quindi chi è interessato può andarlo Ok, quindi perché giravi direttamente. semplicemente con un Doberman, cioè non è riferito a te? No, assolutamente, assolutamente. Siccome amo gli animali, ho trovato giusto poi coniugare, insomma, il cane che avevo con questo nome d'arte. E come si chiamava il cane? Si chiamava Kiki, com'è Kiki Minogue? Okay. Kylie, quindi era, cioè, scusa, era una femmina? Sì, era una femmina, era una femmina. Va bene, grazie ancora e noi Grazie a te. abbiamo Grazie a te, finito. Chiara. Sì, Scusami. dimmi, dimmi, dimmi. No, no, grazie a te, Chiara, e saluto ancora tutti gli amici di ABP Radio, di Roma Indie, e grazie a te e spero magari più là di essere nuovamente invitato, magari poi mi fai Ma certo, puoi sapere. anche venire qui. Noi siamo in Viale Manlio Gelsomini 32, zona piramide, diciamo ai piedi dell'Aventino, con uno sguardo su Testaccio, quindi. Oh, bellissimo, mi farebbe molto piacere, sarei contento e magari, che ne so, vediamo se riusciamo a portare questo nuovo progetto, magari un brano del nuovo album. Magari, magari. Teniamoci in contatto. Va bene? Assolutamente, io ti ringrazio e saluto tutti i tuoi radioascoltatori, grazie. Ciao e a domani sera con Roma Indie.